not sure I understand. This role I've been given is even tough to look at, and it just looks so my plan. I hate pigs and language. Ci troviamo nella parrocchia di Madonna del Lavoro a Bologna per un'occasione molto importante, una serata di preghiera e di beneficenza. Di preghiera perché, come vedrete, tutte queste iniziative sono precedute da un Santo Rosario e da una messa che è sempre molto partecipata. Questa sera hanno partecipato più di 600 persone. Una messa che ha un protagonista, Don Francesco Bazzoffi, un sacerdote esorcista di Firenze, della diocesi di Firenze, che in passato gestiva la Casa Santi Arcangeli, una casa di preghiera, e da alcuni anni ha una parrocchia a San Donato in Livizzano, vicino Empoli, dove svolge il suo mandato di esorcista, oltre che essere parroco e il promotore di questa iniziativa importantissima che è Manila, una missione nelle Filippine gestite dalle suore di Santa Elisabetta, le quali si occupano proprio di accogliere i poveri, ecco, di nutrirli e anche di cercare di aiutarli in tutti i loro problemi, ma soprattutto nel curarli, perché nelle Filippine esiste solo un ospedale a Manila, che è un ospedale a pagamento, un ospedale per ricchi. E quindi Don Francesco ha sposato in pieno questo progetto tanti anni fa di Manila, e grazie anche a queste serate di solidarietà e di beneficenza proprio raccoglie il denaro necessario proprio a far sì che questa missione possa andare avanti. Una cosa importante che ci tengo a dire è che Don Francesco non vuole nessun tipo di dipendente diretto, quindi tutto il denaro che viene raccolto viene bonificato alla missione, quindi sono tutti volontari, e quei pochi euro che raccogliamo, anzi spero tanti sempre, vengono interamente mandati là. Questo è garantito dalla fondazione Casa Santi Arcangeli Onlus, che fa proprio da filtro e da istituzione proprio ufficiale riconosciuta dalla legge, che gli permette proprio di raccogliere questi soldi e di mandarli alla missione. Vorrei spendere però un'altra parola importante su quelle che sono le suore di Santa Elisabetta, alcune del luogo e alcune italiane, perché lo fanno con tanto amore, e chi come noi ha avuto modo di vedere come operano là capisce proprio il senso cristiano dell'accoglienza e dell'aiuto. Però anche importanti i frutti spirituali che si sono avuti nella missione, perché da poche suore sono diventate ormai quasi un centinaio, e quindi si è allargato sia l'ala dell'accoglienza ma anche l'ala spirituale, proprio dove le suore dormono, vivono, pregano, ecco. E Don Francesco ha fatto sì proprio che questo piccolo ambulatorio diventasse un grande ospedale, adesso è la seconda struttura di Manila. E quindi là cosa facciamo? Là accogliamo tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di ceto. Naturalmente vengono i poveri, perché i ricchi vanno da un'altra parte, vengono nutriti grazie soprattutto ai pacchi alimentari che noi qua dall'Italia contribuiamo a fare e a sostenere. E quindi che cos'è il pacco alimentare? Il pacco alimentare proprio è una serie di prodotti che possono conservarsi ad alto contenuto proteico proprio per nutrire queste persone, vengono distribuiti periodicamente. E quindi anche chi ci vuole aiutare ci può aiutare molto con i pacchi alimentari, contribuendo proprio anche con cadenze fisse. Questa è una cosa molto bella, perché nutri la persona, il bambino, l'adulto, il povero. E poi, oltre questo, c'è proprio l'aspetto sanitario. Quindi abbiamo una sala parto, abbiamo del personale specializzato del luogo, ma abbiamo anche tanti volontari dall'Italia che vanno là a dare una mano, anche medici. E questa è una cosa bellissima. Tornando adesso a quella che è l'iniziativa di questa serata, è un'iniziativa fatta a Bologna come viene fatta in altre città. Qui devo ringraziare anche Don Alessandro Arginati, che ci ha ospitato, perché è la sua parrocchia, e ci ha dato la possibilità di fare una bellissima messa partecipata, alla chiesa era piena nonostante fosse di lunedì, e ci ha dato anche la possibilità di fare la benedizione individuale come ogni volta viene fatto da Don Francesco. Quindi tutti i fedeli hanno la possibilità, terminata la messa, di ricevere una benedizione individuale, che è molto bella, ecco, e rara purtroppo oggigiorno. Voglio dire due parole su Don Francesco, a cui sono legatissimo, sono uno dei suoi volontari da tanti anni. Prima eravamo nella casa di preghiera, la casa Santi Arcangeli, sempre ai confini tra la Toscana e l'Emilia, e da alcuni anni il vescovo di Firenze l'ha nominato esorcista, gli ha dato il mandato e gli ha dato una parrocchia a San Donato in Livizzano. E là è un posto bellissimo, con un passato nobile, dove c'era un altro esorcista, Don Mario, che è stato lì per tanti anni.
E lì cosa facciamo? Preghiamo essenzialmente, però raccogliamo anche soldi da mandare a Manila e anche altre iniziative che facciamo. E poi là siamo tanti, è tanto bello, tanti anche tanti giovani. Quindi vi invito anche a venire a trovarci. Ci sono anche dei pullman dalle varie città dell'Emilia e della Toscana che collegano proprio San Donato in Livizzano. E poi vi invito anche alle altre iniziative che verranno fatte dalla Fondazione, perché sono tutte iniziative di beneficenza, ma anche di belle serate di preghiera, di cui ne abbiamo tanto bisogno. Questa serata, come le altre, poi siamo passati dalla messa, dalla chiesa, all'oratorio, dove abbiamo mangiato e bevuto, come di solito. Purtroppo il tempo non è stato molto clemente, però la gente era tanta. Però c'era una grande novità, visto che lo organizzavo io, abbiamo fatto uno spettacolo bellissimo, tre band musicali, di cui una band, c'era Sandro, il mio amico, che è uno dei volontari di Don Francesco. Avevamo anche due poeti e abbiamo cercato di fare una serata proprio diversa, dove però abbiamo raccolto altri soldi grazie anche a una lotteria di beneficenza. E quindi niente, il mio invito proprio anche quello di aiutarci e di seguirci, e vi do l'appuntamento alla prossima serata. Grazie. Un fiore. Che meraviglia! In tutto il mondo, né campagne o mare a cui paragonarti, o prati o monti, a cui paragonarti, o prati o monti, né bosche o men che meno albe o tramonti. Quando ti guardo è come se io volassi, è come se nell'anima fiorisse un profumo, una musica, devo cambiare pagina, scusate, e cedesse di colpo la tristezza dell'inverno. E un casto sole tiepido blandisse il cuore mio, rinverendo la vita che era sopita in fondo ad un averno. Occhi gialli per viaggiare, tutte nebbie intorno a te. Hai finito di subire, sul moto sei un re, una nuova identità, forse oggi ti libererà. E ucciderà le paure che tu hai. Ma siete tutti come vergognose, che vi picchiate sempre nei guai. Ci può cadere il mondo addosso, finire sotto un passo, ma noi non ci arrenderemo mai. Solo con te sono stato felice.